Finalmente, signori, siamo arrivati a 4.000 iscritti. Lo so, raga, non dovrei fare lo speciale perché so che si fa 1, 100, 1000, 10.000 e 100.000. Ma io voglio essere diverso un po' dalla massa e quindi, signori, vorrei portarvi per ogni 1.000 iscritti fino a 10.000 uno speciale. Sono qui, signori, non per raccontarvi le solite due cavolate che dico dei contest, ma oggi sarà uno dei video seri, quindi vi invito a lasciare un like e guardarvelo tutto, perché tanto vi voglio fare dei grandissimi, ma veramente dei grandissimi ringraziamenti, soprattutto per due cose. La prima è il fatto che abbiamo raggiunto, non l'avrei mai detto, però finalmente siamo arrivati a 4.000 iscritti e vi ringrazio 4.000 volte. Cioè, veramente non l'avrei mai detto, signori. Non l'avrei mai detto, siamo arrivati a 4.000. Veramente. E la seconda cosa che più mi fa cuore sapere, che vi è piaciuta anche la live, soprattutto comunque per me di ieri, certo, per voi mi sa che sì, anche voi mi sa che per di ieri, la cosa che mi fa molto piacere è il fatto che siamo riusciti a superare... Guarda, abbiamo superato anche le 10.000 views. Cioè, non l'avrei mai detto, ma veramente. So, sì, che abbiamo fatto 72 ore, ma... non l'avrei mai detto. E prendo questo fatto, appunto, come preteso per tutte quelle persone che ogni giorno si buttano a terra. Voglio dare una mano proprio di aiuto anche morale. Per tutte quelle persone che si buttano a terra, che dicono... non ce la facciamo. E magari quegli youtuber piccoli che non riescono a far poco. Vabbè, anch'io sono ancora youtuber piccolo, per carità. Magari qualcosina in più, però voglio lanciare un appello per tutte queste persone. Allora, se avete il problema, come ce l'ho anch'io tuttora, di non riuscire a far niente, fate una bella cosa. Prendete una bella agenda, come ho fatto io. Scrivete ciò che vi volete prefissare e lo raggiungete. Punto. Come ho fatto anch'io nella 72 ore. Ho scritto: Giova, fai 72 ore. Raga, le abbiamo fatte. E siamo arrivati a questo grandissimo traguardo. Quindi, intanto un bot veramente di ringraziamenti. Non l'avrei mai detto. Veramente. Veramente, grazie mille un bot. Oggi anche i nostri capelli sono speciali per questa occasione. E colgo la classica occasione per ricordarvi che siamo arrivati a 4.000 non per cretinaggini, non per i contest, non per le skin, non per le sfilate, magari sì anche per i server privati, però non per le skin, non per i contest, non per i tornei, non neanche per la bravura di giocare, perché raga, come sapete, faccio qualche killina, non è che sono un pro player. Alla fine, nelle cose, il contenuto è importante, ma spicca di più la personalità. E quindi, per tutte quelle persone che si... Io lo dico, è il mio punto di vista, poi voi ovviamente siete libere e potete scegliere la vostra strada e il vostro futuro. Per tutti coloro, è l'ultima volta che lo dico, l'ho sempre detto prima, regà, non me lo sentirete quasi mai più dire, ma eccetto casi eccezionali, io, secondo me, che posso consigliarvi a voi, qualsiasi cosa facciate, che siano server privati, che siano gioco con voi, che siano squad, in tutto ciò, quello che mettete, oltre a mettere la propria passione e la propria personalità, se vi posso dare un consiglio, i soldi metteteli da parte. I soldi per le skin metteteli una volta l'anno. I contest, gift card, metteteli una volta l'anno, metteteli da parte, mettete di più la voglia di prendere la fotocamera, prendere il cellulare, mettervi così, mettervi in altre maniere, fare un gameplay, fare un documentario, fare quello che vi piace con la vostra personalità, con quello che siete, come lo sono anch'io. Mettetevi e... cioè, esprimetevi come riuscite meglio, punto. Questa è la morale della favola, Non c'è quello che... la persona che porta il contest spicca solo per la skin, non spicca per ciò che è. Sì, stanno pure le persone fuori, vabbè. Questo è, punto, non c'è altro. Non c'è altro da dire, punto. Se sono arrivato qui, non è per i contest, non è per le skin, non è per le sfilate a premi. Se sono arrivato qui è per la grazia di quelle persone che hanno deciso di seguirmi, di supportarmi giorno dopo giorno.
Ovviamente anch'io un po' di impegno ce l'ho messo, ma anche loro fanno la loro parte. Se sono arrivato qui non è perché sono riuscito, anche perché delle persone mi hanno compreso, mi hanno capito, magari un po' di simpatia la porto. Sapete, io non so se l'ho detto, ma questa è una novità. Io ho aperto questo canale circa 2 anni fa, 15 giugno 2018, con l'idea non di diventare chissà chi, per carità. Sì, ma vabbè, magari un po' di fama ci sta, per carità, non è che dico che mi fa schifo. Però ero partito con l'idea, dato che io a scuola sono sempre stato particolare, ne sono consapevole, soprattutto come carattere, perché non lo so, ho sempre avuto pochissime amicizie, forse perché sono io così, però vabbè. Anzi, per fortuna è un mio pregio. Il fatto che non avevo amicizie fisiche, ovvero, tra virgolette, nella vita vera, ho pensato, perché non ci facciamo delle amicizie su YouTube? Dato che 2 anni fa, ma in realtà io sempre ho visto YouTuber tipo Lion, così, ma poi 3 anni fa, un po' tutti, un po' YouTube Italia la conosco, Two Mates, un po' tutti comunque. Un po' quelli più moderni, fatico a vedere, ma perché sono impegnato anch'io nella ricerca di nuove idee ogni giorno. E comunque ero partito con l'idea di farmi più amicizie su YouTube. Bene o male che col tempo, perché poi io mi divertivo con poi mangiarlo, e vi ricordo che se vi, per quelli più vecchi, se vi piace ve lo porto ancora, anzi io ve lo voglio riportare quella roba. Quella roba così col mattarello, con le robe. Buono, nutritivo, bello sostanzioso. Questo è. L'intrattenimento, l'emozione, l'enfasi, la roba. Non è il regalo skin. L'ultima volta, raga, che ve lo dico, non vi stresso più, ve lo giuro. Potete, la mia parola. Questo è il mio punto di vista. Non sto dettando legge, non dico che è così, però secondo me è così. L'ultima volta che lo dico, mi raccomando, raga. Per chi ha fatto sempre così, non vi sentite offesi, potete sempre cambiare, soprattutto su YouTube, potete sempre cambiare, quindi tutto ciò che fate dipende da voi, punto. Punto, arrivo qui. E un ultimo appello che volevo fare alle persone tipiche che si vedono, vorrei stereotipizzare, vuol dire vorrei replicare ciò che è successo in queste 72 ore, che ovviamente ringrazio per la terza volta, che siamo arrivati a 4.000 iscritti. Ora vi faccio vedere i tipi di persone, più o meno, che entravano. E si fa regalo skin? Contest, sfilate? Dove sono i V-Bucks? Voglio V-Bucks, skin! Gioba, dammi V-Bucks! Zoba, sei schifoso, sei un bot! Sei un bot, 1v1, bot, nabbo, ti stream snipero, fai schifo. Ti stream snipero, fai schifo, schifoso. Ehi, Giova, hai 30 anni, ne? 40 anni tieni. Tieni 50 anni, ancora che giochi a questo gioco, napoletano, tieni ancora 50 anni, e sei gay, perché non hai ragazze, non hai niente. E 50 anni ancora con sto gioco, vai a lavorare queste persone, dove? Sono ritornato io, e l'ultima cosa che vi volevo dire, e tengo 15 anni. E se rimango solo è per il fatto che nessuno mi vuole, e a me fa piacere anche così. Quindi a me mi dà fastidio che delle persone purtroppo pensano. Ho fatto 3 stili di persone che sono entrate. A me non mi interessa quello che pensano gli altri. Anzi, posso dirvi che mi interessa, nella misura in cui trasformo le cose negative nelle positive. Mi dicono regalare skin? Non le regalo. Sapete perché? Perché loro vogliono solo quello. E quindi le persone che non vanno negli altri live contest vengono nelle mie, perché vuol dire che non gli interessa del regalo skin, e quindi le metto in condizione di entrare da me e gustarsi server come si vuole, o gustarsi la mia personalità quando devo parlare o devo fare un po' di intrattenimento. Ovviamente non la sera, perché poi sapete, quindi è questa alla fine la morale della storia: essere voi stessi. Ve lo dico perché io ho avuto veramente, sono partito da zero come tutti, mi riferisco a chi ovviamente c'ha il canalino YouTube con pochi iscritti, così, ma anch'io ne ho pochi, perché non è che sono favigeo,
Però veramente bisogna essere se stessi. Uno dice: ma non credete a quello che dice, bisogna essere se stessi, ci vuole. Io non l'avrei mai detto, non l'avrei mai detto. Anch'io ero quello, tipo quello che diceva: ah no, non è vero, sono tutti raccomandati. Vi giuro, è così. Concludo dicendo, comunque, ve lo giuro, se volete fare una crescita genuina, e vi ringrazio ancora per l'ennesima volta per i 4.000, l'unica cosa che veramente vi differenzia dagli altri è essere voi stessi. Punto. Non vi dico cretinaggini, se no non l'avrei neanche detto. Certe volte dico delle cose che una volta non l'avrei mai detta. E quando non le faccio me ne accorgo sempre di più. Io, raga, spero di portarvi... voglio portarli anch'io, i video belli su Fortnite, e darò il massimo per far uscire da quel PC tutta la potenza che può dare uscire. Però purtroppo mi serve un attimo e devo capire un attimo. Quindi spero di portarvi, di trasformare ciò che è negativo in positivo, di trasportare emozioni anche su Fortnite, su tutto, perché anche Fortnite è un gioco che mi piace, per riportare e poi mangiarlo, andare anche avanti sul canale, perché no, magari salire anche di iscritti, è la cosa più importante, fondamentale, provare bene per coloro che mi seguono. Grazie mille, signori. E non vi chiedo i like perché è un video speciale. Se lo volete lasciare, lasciatelo. Se non lo volete lasciare, ovviamente, come al solito, siete sempre liberi. Io, signori, vi saluto. Potete lasciarmi un commento positivo, negativo, decidetelo voi. Sappiate che tutto ciò che scrivete lo leggo e lo trasformo per migliorarmi. Grandissimi, regà. E per chi vuole iniziare su YouTube, se lo dovete fare, prendete il cellulare, una telecamera, mettetevi così, registratevi e dite ciò che viene da voi. Io, signori, vi saluto. Questo non è stato il classico speciale in cui mettevo i video dei ragazzini, dei ragazzi o delle persone che mi seguono. Forse per i 5.000 faremmo così, quindi non lo so. Vediamo se arriviamo ai 5.000 e poi vi chiederò di fare il video. Fino ai 10.000 io li faccio così. Poi magari faccio 100.000, se arrivo, se arrivo. 100.000, 1.000.000 così, ma non lo so, forse 10.000 ci potrei arrivare, però. Non roviniamoci il futuro, raga. Io vi saluto, vi lascio i due video. Spero di essere stato chiaro e comprensivo. E ci vediamo probabilmente domani in un nuovo video.